È stata la piazza Ventidio Basso, il teatro della partenza della terza edizione della pedalata Noi con Voi, manifestazione di solidarietà giunta alla sua terza edizione, un evento che è nato a seguito degli eventi tellurici che si sono scatenati 2 anni or sono ed è organizzata con il patrocinio dell'ACCPI, del comune di Ascoli Piceno e della regione Marche. E ha avuto, anzi, quest'anno questo motto: in bici contro la paura e l'indifferenza. Molti illustri nomi hanno partecipato a questa pedalata. C'era il commissario tecnico della nazionale Davide Cassani, Salvatore Puccio, corridore professionista, poi abbiamo visto l'ex professionista Coppolillo, abbiamo visto Paolini, abbiamo visto tanti tanti altri corridori che non sono voluti mancare a questo appuntamento. Erano presenti anche Yuri Chechi e Marina Romoli. Siamo oramai alla partenza per quanto riguarda la terza edizione di Noi con Voi. Enzo Avvicinati è l'organizzatore. I primi 2 anni si è partiti da Posta, quest'anno percorso cambiato per uno scopo ben preciso. Partiremo da qui, da Ascoli Piceno, piazza Ventidio Basso, e poi dove andremo? Poi seguiremo la Salaria per 6 km e andremo verso la Val Fluvione per arrivare a Montegallo. Quest'anno non partiamo da Posta per 2 motivi. Il primo è strizzare un po' l'occhio alle Marche, visto che di partenza siamo tutti marchigiani nell'organizzazione, e poi perché la Salaria obiettivamente ha bisogno di rifarsi il trucco e passare col gruppo nei cantieri non è mai bello. Però devo dire che tutto sommato l'idea di essere marchigiani integralmente quest'anno ha prevalso. Oltre ad onorare la memoria di Michele Scarponi, e questo è molto importante, perché andremo a Montegallo? Andremo a Montegallo perché è uno di quei paesi di cui si è parlato pochissimo, ma in realtà è totalmente inagibile. La gente è stata mandata via di casa il 31 ottobre e la regione Emilia-Romagna ha regalato un centro polifunzionale in cui sono state ospitate tutte le attività commerciali. Devono realizzare una tettoia perché su d'inverno piove e fa freddo davvero, e noi proveremo a contribuire alla realizzazione di questa tettoia. Anche quest'anno molte adesioni, una bella manifestazione, giornata che si presta anche ad andare in bicicletta, anche se in questo momento fa ancora un po' freddino, speriamo che l'aria si riscaldi, insomma c'è ancora chi ha voglia di queste bellissime iniziative. E questo è quello che ci conforta e che ci spinge a organizzarle ancora, perché è questo tipo di risposta passionale che permette di mettere insieme persone, perché a livello di convenienza economica purtroppo c'è da dire che ogni anno è sempre più difficile trovare la spinta giusta, ma finché c'è il cuore va bene. 70 km, 50 km a centesimo per tutti i partecipanti, e quando torneremo saremo ospitati dalla Sestriere per quanto riguarda il pasta party, e naturalmente non possono mancare le olive alla Scolana. Assolutamente, anche qui stiamo cercando di dare una mano al Consorzio per la tutela del marchio DOP, perché insomma queste zone, a parte il terremoto, potrebbero vivere di turismo, e purtroppo la commercializzazione di questi prodotti fa sì che la qualità scada. Mi piace che gli ascolani si battano per la qualità delle olive, è qualcosa che va difeso. Salvatore Puccio partecipa alla terza edizione della pedalata Noi con Voi, una bella esperienza sarà quest'oggi, il sole inizia a fare capolino in una giornata abbastanza freschina. Sì, dai, fa molto piacere partecipare a queste manifestazioni, proviamo a dare un po' di morale a queste e le persone un po' sfortunate, quindi siamo qui, vedo un bel gruppo, sperando una buona giornata. È chiaro che oggi ricorderemo le persone che sono state colpite dal sisma, ma ricordiamo anche la figura di Michele Scarponi, che alla prima edizione fu il mattatore di questa pedalata Noi con Voi. Ma Michele è sempre nel cuore di tutti, quindi pensare a Michele molte volte ti mette tristezza, perché comunque era un tipo molto simpatico, positivo, quindi dispiace molto, in gruppo manca molto. Ultimissima cosa flash, te la devo chiedere, che stagione è stata la tua che si è chiusa da pochi giorni? Ma che dire, stagione buonissima, per il mio ruolo da gregario abbiamo vinto moltissime gare con dei capitani, quindi meglio di così non poteva andare, quindi speriamo in una stagione migliore. Grazie. Davide Cassani, CT della Nazionale, lo scorso anno da Posta sei partito insieme alla pedalata Noi con Voi, oggi non sei voluto mancare nonostante gli impegni ravvicinati. Sì, dovevo esserci anche solo per la partenza, per dare il via, perché poi devo scappare a Bologna. No, bisogna essere in una manifestazione del genere perché si fa del bene, perché ci si ritrova, tra l'altro è anche una bella giornata di sole. Ci si ritrova, si pedala, si chiacchiera, ma soprattutto si fa qualcosa per chi ha più bisogno. E ci si ricorda anche di chi non c'è più, Michele e anche Marco Pantani oggi. Sì, sono amici che ci mancano ed è giusto mantenere viva la memoria perché
facevano parte e fanno parte di questo gruppo. Luca Paolini alla pedalata, noi con voi qui ad Ascoli Piceno, tra poco si partirà, belle emozioni, giornata fresca per pedalare, non male. No dai, non male, la temperatura ci sta e l'ideale per fare una bella pedalata, anche perché all'inizio si sale, quindi sì. Il freschino va bene e poi quando si scalda scendiamo. Oggi anche per dare una mano alle popolazioni terremotate è ancora importante questa manifestazione, anche per ricordare Michele che ha partecipato alla prima edizione e oggi visto anche la presenza dei genitori, Marco Pantani. Sì, è una manifestazione che ha varie cose importanti, nel senso che c'è da dare una mano alla fine alle famiglie, alle persone terremotate che hanno subito il terremoto. E io è la terza volta che passo da questi paesi, da queste strade, ogni volta che passo mi viene un blocco allo stomaco perché non posso immaginare cosa provano. E poi c'è la fondazione di Michele Scarponi che è da aiutare, da dargli una mano sicuramente, quindi non ci ho pensato due volte a venire giù. Dopo una lunga carriera da professionista, adesso tutti vogliono sapere cosa fa Luca Paolini. Il Gerba? Mi sono andato un po' la mountain bike, però il livello era abbastanza alto per me, per un vecchietto come me, quindi ho tentato di star coi primi, ce l'ho fatta in qualche frangente, ma l'impegno era troppo grande, diciamo, quindi ho deciso di chiudere. Ti alleni regolarmente? Sì, quando posso esco in bici, perché è sempre un piacere, senza bici non si può stare, no? E niente, alla fine ho i miei impegni a casa e avanti. Però la bici, appena ho un po' di tempo libero, la prendo. Non poteva mancare la Bastianelli oggi alla gara Noi con Voi, la terza edizione di questa pedalata per aiutare i terremotati, in memoria anche di Michele Scarponi, e visto anche la presenza dei genitori oggi anche di Marco Pantani. È un momento bello per stare insieme a coloro che hanno avuto delle difficoltà 3 anni fa con il terremoto e oggi sperano di poterne uscire fuori. Sì, sono molto contenta di essere qui oggi presente e, diciamo che queste pedalate servono veramente tanto per un po' per stare vicino a quelle persone che sono state meno fortunate di noi e soprattutto anche a Michele Scarponi, che è stato proprio lui a inaugurare con noi questa pedalata nel 2016, quindi sono orgogliosa e mi auguro che possiamo portare ancora avanti il nome di Voi con Voi. Oggi indossi la maglia di campionessa europea ed è un vanto esserci qui con questa maglia conquistata poco tempo fa ed è stata una grande soddisfazione la tua. Sì, diciamo che mi fa piacere portare questa maglia in onore di queste persone appunto meno fortunate e quindi veramente mi rende orgogliosa e mi auguro che oggi possa essere una splendida giornata per tutti. È stato bello anche l'abbraccio tra gli organizzatori e presenti con i genitori di Marco Pantani, Tonina e Paolo, si è ricordata la gesta del pirata e con esso anche si è voluta formalizzare ancora una volta per il secondo anno consecutivo la pedalata in nome di Michele Scarponi. Tra poco prenderà il via la terza edizione della pedalata Noi con Voi, siamo con Tonina e Paolo, rispettivamente i genitori di Marco Pantani. Tonina, oggi è una bella occasione per portare ancora aiuti alla popolazione terremotata, per ricordare sia Marco che Michele e per naturalmente passeggiare in bici è sempre piacevole. Certamente, io quest'anno non ho voluto mancare anche perché io ho invitato Vicennati ed è venuto alla mia Gran Fondo. Lui mi ha invitato qua e io non potevo mancare, poi dato che è anche una corsa per beneficenza fa piacere essere qui. Il ricordo di Marco così come quello di Michele è sempre molto forte. Sì, questo sì, è sempre molto forte, anche perché ci diamo anche molto da fare. È vero, questo è vero, ma oggi i ciclisti come possiamo dire, ancora si incarnano nella figura di Marco e di tutto quello che ha fatto per la bici e dei grandi risultati che ha ottenuto, ma soprattutto della passione che ha trasmesso non solo al popolo italiano ma a tutti i ciclisti di tutto il mondo. Questo è vero, sì, questo è vero, infatti Marco quanto correva ci metteva l'anima, io quanto guardo i video dico hanno fatto a calpestarlo così poi alla fine, Ma la giustizia sta venendo fuori però, credo. Sta venendo fuori, sono 14 anni che io lotto. E lo so. Ma non mollo, io vado fino alla fine. Sentiamo anche Paolo. Paolo, allora oggi è una bella soddisfazione essere qui in mezzo a tanti ciclisti per una causa molto nobile. Certamente, dai, il ricordo del mio Marco mi fa tanto piacere, appunto per questo che tutti questi ciclisti che l'hanno voluto bene e amato. Purtroppo, dai,
si dispiace tanto. Però quello che ci ha regalato lui è una grande soddisfazione per tutti. Certamente, Marco aveva la passione della bici da ragazzino e gli piaceva andare a fare gli allenamenti nelle salite più dure che c'erano nelle nostre zone, perché a lui gli piaceva tanto la salita ed è sempre stato uno dei ragazzini più forti in salita e anche da professionista in salita non lo batteva nessuno. No, nessuno. Poi a un certo punto dalla piazza Ventidio Basso la carovana è partita, stimati circa 400 concorrenti che hanno mosso le pedalate verso Montegallo. Montegallo che è un magnifico centro sulle montagne di Ascoli Piceno per sostenere l'associazione Io Non Crollo di Camerino, ormai pronta per costruire le casette in cui ospitare le associazioni sportive e culturali della cittadina ancora gravemente lesionata dal terremoto e offrire anche un contributo alla Fondazione Michele Scarpone. Arrivati a Montegallo siamo stati accolti e la pedalata Non Con Voi è stata accolta dalla tanta gente del posto, dall'associazione di categoria, dal primo cittadino, per una piazza che si è riempita a Montegallo e vestita a festa. E sentiamo proprio il parere che abbiamo realizzato al momento in cui siamo arrivati a Montegallo con il primo cittadino e con una delle promotrici delle tante associazioni che hanno ospitato la pedalata Noi con Voi. Sergio Fabiani, sindaco di Montegallo, questa pedalata Noi con Voi, oggi una giornata di festa, avete organizzato un ristoro favoloso e tutti i corridori stanno apprezzando in questo momento. Sì, sì, innanzitutto io voglio ringraziare a nome mio, a nome di tutta la mia comunità, la vostra sensibilità nei confronti di chi gli è stato tolto qualcosa con un terremoto del genere. Quello che fate voi oggi deve essere d'auspicio per tutti gli altri italiani, per quando uno ha bisogno di qualcosa sempre ci sono. Ci sono i ciclisti che devono pedalare, non hanno la macchina e arrivano fino a Montegallo, che da Ascoli arrivare su sono 33 km, ma 33 km molto pesanti per la bicicletta. Dicevamo, avete organizzato una sosta, un rinfresco davvero molto importante ed è molto bello viverlo insieme a voi e ai corridori. Beh, il rinfresco, per verità di cronaca, non l'ha offerto il comune, ma le attività commerciali del nostro territorio, e penso che anche loro vogliono dare una mano con questo senso per riportare qualcuno a Montegallo che ne abbiamo veramente bisogno dopo i trementi fatti del terremoto del 2016. Come procede la ricostruzione? Ancora lunga? Ci sono tantissime difficoltà dovute a tanta burocrazia, però noi ce la mettiamo tutta. Colgo l'occasione per annunciare che la prossima settimana partono i lavori e la cruz la stanno mettendo su questo aggregato che vediamo alle nostre spalle, che sono 9 appartamenti, è la prima ricostruzione di un aggregato della Regione Marche. Antonella Rovedi, siamo qui a Montegallo, avete preparato un rinfresco super per questa pedalata Non con Voi, il sindaco ci ha detto che siete stati voi commercianti a volere tutto ciò. Sì, innanzitutto perché appunto vi dobbiamo ringraziare per la visibilità che ci state dando e per l'opportunità anche molto importante che ci state dando. Naturalmente il rinfresco ringrazio tutti i miei colleghi, Barbara Balò, la farmacia, l'alimentari Mimma e l'alimentari di Marcella, quindi ci siamo uniti tutti insieme per fare qualcosa di buono. E anche per riportare tanta gente qui che manca da un po' di tempo. Allora, oggi è una grande emozione, voi dovete pensare che io avevo il ristorante proprio in questa piazza, sono 2 anni precisi che manco da questa piazza e vederla viva per me è un'emozione che non ha prezzo. Ecco, quanto sperate di poter tornare a essere attivi? Non è facile prevederlo. Vabbè, sul fronte personale posso dire che ho ottenuto un decreto per la ricostruzione pesante in un B&B e sto già molto avanti nel lavoro e partirà anche il primo aggregato di Balzo dove io ho una casa da residente, quindi io ci sto credendo che la ricostruzione ci sarà, sicuramente ci sarà. La salita ormai terminata, si riparte da Montegallo per tornare ad Ascoli Piceno, primo tratto in discesa, poi la pianura e poi l'arrivo presso il Sestriere, vicino allo Squarcia, per gustarsi la pasta alla matriciana e le olive alla ascolana. Una bella pedalata, soddisfatto anche l'organizzatore Enzo Vicennati, una bella giornata per quanto riguarda la solidarietà in tutti i sensi che è stata erogata alle popolazioni colpite dal terremoto in nome di Michele Scarponi, Marco Pantani e dei tanti presenti. Ancora un successo, nonostante poi al momento della pasta party sia arrivata la pioggia che ha un po' guastato la festa, ma non tanto.
Per ricordare anche Michele Scarponi e Marco Pantani, è stata una bellissima esperienza. Quando siamo arrivati a Montegallo oggi abbiamo visto dei sorrisi inimmaginabili. Sì, è stata un'esperienza davvero molto bella, forte, ricordando due grandi campioni e posso dire due cari amici come Michele e Marco, e poi è stato bello stare vicino alle persone che ancora soffrono un po' per la ferita che questo territorio ha avuto ormai un paio di anni fa, però ho visto anche grande determinazione, grande forza nel voler riscattare, nel voler avere i giorni migliori, e in parte questo è un contributo, un tributo a dire che ci siamo vicini anche noi, tutto qua. Ascoli, oggi sia la partenza che l'arrivo l'ha ospitata, Enzo Vicennati ha messo su veramente un ottimo spettacolo. Enzo è stato bravissimo, sono contento che la risposta ci sia stata, più di 350 partecipanti, che non è male visto anche il periodo, e quindi è stata davvero una grande manifestazione, mi auguro possa avere il successo che merita nelle prossime future manifestazioni, perché è davvero un bel momento per ricordare persone, cose importanti, ma per fare una bella pedalata in bici, che poi in fondo è quello che ci piace. Gaetano Gazzone, si è conclusa la terza edizione della pedalata Noi con Voi per i paesi colpiti dal sisma di 3 anni fa, ma anche per la gioia di ricordare due campioni scomparsi come Michele Scarponi e Marco Pantani. Oggi la risposta, nonostante la giornata autunnale, è stata davvero molto importante. Ma penso di sì, dai, i ciclisti, sai, corrispondono sempre a questi avvenimenti di solidarietà. Io ci sono legato poi con il Gran Memo Capodarco, con la comunità di Capodarco, sono uno di molti personaggi, non pensavo mai che veniva la famiglia Pantani, la famiglia Scarponi, sono stati presenti con tanti campioni di ciclismo che hanno pedalato insieme a questi cicloamatori in queste strade del terremoto. Ecco, vediamo Vicennati veramente organizza sempre col cuore, diciamo, queste pedalate per poter aiutare qualcuno che sono stati sfortunati col terremoto. Noi di Capodarco siamo stati presenti, gli abbiamo dato una mano come possiamo noi, con le moto, con le macchine, e ringraziamo anche Mattioni che con suo amico con la moto sono venuti esattamente da Ancona, anche loro per darci una mano per portare più moto possibile. Che devo aggiungere? Devo aggiungere un applauso a tutti quelli che sono venuti, e quelli che ci sono venuti non può dire lì c'ero anch'io. Una manifestazione che è giunta al suo terzo anno. Oggi quando siamo arrivati a Montegallo abbiamo visto tanti sorrisi, li abbiamo portati proprio grazie a Noi con Voi, e non era facile considerando che ancora stanno vivendo un dramma molto, molto grande. Mi ha fatto un affetto anche a me, perché siamo arrivati lì una gioia particolare con la musica che ci ha svegliato un po' tutta questa carovana che abbiamo percorso questa strada in salita per andare su. Non è stato facile per noi con la moto, sì, ma per loro a salire lì a Montegallo non è stato facile, però abbiamo visto volti pieni di gioia, questo ci riempie anche noi che abbiamo collaborato, ci riempie di gioia. Non poteva mancare Marina Romoli quest'oggi alla terza edizione della pedalata Noi con Voi, nel ricordo di Michele Scarponi e Marco Pantani. Una bella manifestazione, 350 cicloturisti al via, questa manifestazione ha portato il sorriso anche a Montegallo, meglio di così non poteva andare. No, infatti è una bellissima manifestazione, importante, perché insomma il terremoto ha fatto danni e che sappiamo tutti che ancora la situazione non è risolta, anzi c'è ancora molto molto da fare, e quindi siamo qui a manifestare la nostra presenza e la nostra vicinanza, perché è importante, perché dobbiamo credere che tutto può ricominciare, e come non farlo con la Noi con Voi pedalando su queste strade. Quindi sì, siamo qui. Enzo Vicennati, si è conclusa la terza edizione della pedalata Noi con Voi per portare un sorriso, e l'abbiamo fatto a Montegallo davvero molto bene per quanto riguarda le popolazioni terremotate. Ne ricordo anche di Michele Scarponi oggi, più che mai anche di Marco Pantani. Innanzitutto, com'è andata, i numeri? I numeri sono piuttosto superiori alle attese dell'ultima ora. Penso che stamattina siano arrivate 100 persone non attese, che hanno portato i partecipanti attorno a quota 400, che è decisamente più di quello che cominciavamo a temere durante la settimana. E devo dire che è stato molto bello arrivare su, perché abbiamo visto la gente di Montegallo che vive in solitudine, relativa solitudine, da 2 anni
sono dato un grande affare per il ristoro, non nascondo che mi è venuto anche un po' un magone vedendoli così, è stato molto bello. Molto bello, siamo partiti con il fresco, siamo arrivati con il fresco, oggi temperatura ideale. Sì, in realtà speravamo ci fosse la giornata come quella di ieri col sole, però bisogna solo ringraziare chi ha gestito il meteo, il Padre Eterno, perché è andato tutto bene, speriamo che regga adesso per un'oretta ancora. Ti hanno aderito tanti anche personaggi, professionisti, abbiamo visto Luca Polini, un ex professionista, abbiamo visto Salvatore Puccio, abbiamo visto la Bastianelli e tanti altri corridori che oggi, anche Yuri Checchi che non è mancato a questo appuntamento, insomma quando chiama Enzo Vicennati per una giusta causa tutti sono pronti a rispondere sì. Ma io credo che in questo caso abbia comandato la causa, perché Enzo Vicennati ha chiamato tanta gente, sono venuti gli amici e sono orgoglioso di poter dire, di chiamare amici le persone che hai nominato tu. Tanti altri potevano venire, ma sono contento di notare che i tanti che hanno partecipato sono venuti per la causa e non per il richiamo del campione con cui fare la foto, e questo secondo me è importante e potrebbe essere la chiave per andare avanti con questa formula. Quest'anno è cambiato formula, tra virgolette, non si è partiti più da Posta ma da Ascoli, e arrivo ad Ascoli, ed è stata anche quest'anno una situazione vincente. Hai in mente qualcosa per la prossima edizione? È presto, eh? È molto presto. Ci eravamo fissati una quota limite che era quella dei 300 partenti. Se l'avessimo superata e l'abbiamo fatto, avremmo organizzato la quarta edizione, quindi immagino che dovremo farla. Diciamo che la partenza e l'arrivo nella stessa città semplificano molto la vita ai partecipanti, perché immaginare che adesso qualcuno debba prendere un pullman per tornare a Posta è sicuramente oltre che un aggravio organizzativo, uno stress per chi partecipa, per cui diciamo che sarà sicuramente partenza e arrivo dallo stesso posto anche l'anno prossimo, perché non da Ascoli sicuramente, e magari comunque insisteremo ancora con le Marche. E adesso andiamo a rivivere quelle che sono state le più belle immagini della terza edizione della pedalata Noi con Voi, davvero un bel appuntamento, ricordiamo, partito dalla piazza Ventidio Basso per dirigersi a Montegallo e tornare ad Ascoli Piceno. Guardatele insieme a noi perché sono davvero belle, esaltanti e a un certo punto anche emozionanti.